come verrà portato avanti? Allora, come presidio Nicolas Green del Tiguglio Libera Genova abbiamo pensato di iniziare l'anno scolastico coinvolgendo l'Istituto Luzzati, il Liceo Artistico Luzzati, su un progetto che si chiama Lavori in Corso per la Legalità ed è la realizzazione di un murales dedicato a Nicolas Green, il bimbo ucciso nel 94 dalla mafia. Come verrà realizzato, come prenderà forma questo murales? Allora, tanto oggi lo abbiamo presentato perché oggi è la data di nascita di Nicolas, quindi ci sembrava importante presentare questo progetto oggi. L'iter sarà quello di coinvolgere i ragazzi, il professor Clerico del Liceo Luzzati per la parte grafica, quindi i ragazzi prepareranno dei bozzetti, degli elaborati, che verranno giudicati da una commissione ad hoc. Nel momento in cui ci sarà questa scelta, allora cominceranno i lavori di realizzazione vera e propria del murales, che noi auspichiamo sia un percorso in divenire, quindi da quest'anno scolastico a seguire anche nei prossimi anni. Dove verrà disegnato, dove prenderà forma questo murales? E prenderà forma sul muro perimetrale del Liceo Artistico Luzzati in via Ghio, dove adesso c'è un muro rovinato. Naturalmente tutto questo è passato attraverso l'iter di richiesta a Città Metropolitana, al coinvolgimento della scuola. Quando si vedrà la fine, quando è previsto che verrà completato e i prossimi passi? L'obiettivo è che non rimanga solo questo murales? No. Il murales non rimarrà solo, nel senso che l'obiettivo e i prossimi passi saranno quelli di pulitura del muro e di inizio di realizzazione. Vorremmo il primo step farlo prima del 21 marzo, che è la giornata dedicata alle vittime di mafia, e poi andare avanti negli anni. E contestualmente i ragazzi faranno anche un approfondimento su queste tematiche, sulle tematiche di Libera, continuando un lavoro che comunque il Liceo Luzzati sta già facendo.